26 giugno 2001. Muore a Milano Lalla Romano, poetessa, scrittrice e giornalista. Nata in Piemonte nel 1906, è pronipote del grande matematico Giuseppe Peano e ha come primo grande amore la pittura. Allieva di Lionello Venturi, Annibale Pastore e Ferdinando Neri, ha come amici e compagni Mario Soldati, Franco Antonicelli, Carlo Dionisotti, Arnaldo Momigliano e Cesare Pavese. Legata al movimento Giustizia e Libertà, prende parte attiva alla Resistenza e si impegna nei gruppi di difesa della donna. L'opera che rivela la scrittrice al grande pubblico è il romanzo Le parole fra noi leggere, che ottiene il premio Strega nel 1969, il cui titolo è tratto da un verso di Montale. Scrittrice infaticabile, la Romano svolge anche un'intensa attività giornalistica in diversi quotidiani, da Il Giorno, Il Corriere della Sera, a Il Giornale Nuovo. Nel 1986, dopo la scomparsa del marito, conosce un giovane fotografo e giornalista, Antonio Ria, che sarà il compagno di vita e di lavoro dei suoi ultimi anni. Nel gennaio del 2001, dopo una lunga stesura iniziata a marzo del 2000, Lalla Romano pubblica Diario Ultimo. Solamente il silenzio, oltre il gelo dei mondi, oltre il solitario passo dei vecchi, oltre il sonno dimenticato dei morti, solo il silenzio vive. Lei ci pensa spesso alla morte? No, io...